Buonasera e benvenuti a Gazzetta Azzurra. Il Napoli batte l'Atalanta a Bergamo e sfata dunque uno dei suoi tabù, perché mai è stato facile per le truppe azzurre passare in casa degli orobici. Sfata dunque, dicevo, uno dei suoi tabù il Napoli. Ma quella parte becera della città di Bergamo, quella no, quella non si smentisce, perché proprio in occasione della gara di domenica contro l'Atalanta, proprio da quel settore, dal quale secondo l'immaginario collettivo dovrebbero venire dimostrazioni di signorilità e di perbenismo, è venuta invece, e cioè la tribuna centrale, è venuta invece una vile aggressione nei confronti di tre colleghi giornalisti napoletani, di cui una addirittura di sesso femminile. Ma non mi soffermerò molto su questo perché non mi piace stigmatizzare questi episodi più di tanto, me lo sono imposto. Ritengo che sottolinearli troppo serva soltanto ad incentivare uno spirito emulativo e serva soltanto ad ingigantire quella ormai già inaccettabile e insopportabile caccia alla napoletanità che sta invadendo in tutta la penisola. Piuttosto mi soffermerò sulla bellezza di questo campionato. Perché erano anni, forse 15 anni, che non si vedeva più un campionato così bello sul piano della combattività, sul piano dell'incertezza, con 5 squadre in appena 4 punti: l'Inter, il Napoli, la Fiorentina, la Juventus e la Roma. Una cosa che davvero non si vedeva da tempo immemore. Il Napoli però qualche problemino ce l'ha. E sia chiaro, sono problemini per larga parte superabili. C'è qualche carenza in organico sul piano delle caratteristiche. Per esempio, manca nel Napoli la presenza di un ariete d'area di rigore che sappia in qualche modo finalizzare i cross rivenienti dalla linea di fondo e che sappia quindi sbloccare le situazioni in quelle gare in cui è più difficile passare per vie centrali. Nel frattempo chiedo alla regia se può tornare su di me, per favore, sull'editoriale non stacchiamo le immagini dalla presenza di chi parla. Manca questo sul piano strutturale ed è una carenza questa sicuramente non compensabile se non con qualche acquisto che compensi questa mancanza fisico-morfologica. Ma c'è qualcosa invece su cui decisamente si può migliorare e oserei dire si deve migliorare, soprattutto nella capacità di sfruttare bene i calci piazzati, dove per calci piazzati io intendo anche i tiri d'angolo. Perché non è detto che sui calci d'angolo debba segnare sempre l'attaccante. Sui calci d'angolo, per esempio, potrebbe segnare Koulibaly, potrebbe segnare Albiol, potrebbe segnare Kirikesh se impiegato. Ma alludo anche alla capacità di migliorare lo sfruttamento dei tiri da fuori, dove il Napoli finora ha il solo Manolo Gabbiadini che sa esercitare bene questa abilità balistica, e nella capacità, soprattutto, ahi noi, di tirar meglio i calci di rigore, perché nelle ultime settimane, anzi per la verità è un po', è bel po' di tempo, accadeva già sotto la guida di Rafa Benitez, sta diventando un problema per il Napoli battere i calci di rigore. Non è possibile che ogni volta che al Napoli viene concesso un penalty si debba tremare perché non si sa bene quale sarà il destino di quel calcio di rigore. Il calcio di rigore, lo sapete bene, è una questione per metà di tecnica, ma per l'altra metà di testa. Non è pensabile che il rigore sia un fatto soltanto tecnico, altrimenti uno come Marek Hamsik sicuramente non li sbaglierebbe mai. Non si può certo credere che a Marek Hamsik faccia difetto la tecnica. Probabilmente invece a Marek Hamsik fa difetto quella saldezza psicologica che ne ha anche caratterizzato negativamente l'evoluzione in carriera, perché se Hamsik non è stato mai appetito da squadroni come il Real, come il Barcellona, come il Chelsea, ci sarà una ragione, perché probabilmente hanno capito che è un calciatore di enorme talento che però ha purtroppo qualche lacuna sul piano della fralezza mentale, della fragilità psicologica. C'è anche un'altra questione che sta prendendo piede a Napoli e provincia. Questo Napoli è Gonzalo dipendente? Se sia vero, se sia una credenza popolare, questo per il momento non si sa. Fatto è che ci si interroga su questo. Nel Napoli Higuaín è sempre più solo in quanto a capacità realizzative. Per carità, il suo score quest'anno è impressionante, 16 gol su 17 partite in campionato.
Però è anche vero che forse qualche tempo fa veniva aiutato di più dagli altri artificieri dell'attacco azzurro. Veniva aiutato da Caglione, che non segna più se non in Coppa. Veniva aiutato da Hamsik, che non segna più se non su calcio di rigore, quando la mette dentro sul calcio di rigore. Veniva aiutato da Dries Mertens, che segna relativamente poco. E quest'anno sembrava che potesse sovvenirlo, e anche molto bene, Lorenzo Insigne, ma quest'ultimo, dopo una partenza assai incoraggiante, ha a sua volta arenato un po' la sua capacità di essere prolifico in zona gol. Vedremo se col tempo saprà riprendersi. Intanto il mercato di gennaio è alle porte, e a gennaio bisognerà capire cosa fare. Gennaio ormai è qui, è arrivato. Il Napoli ha bisogno di qualche innesto, sicuramente ne ha bisogno perché qualcuno dei suoi interpreti illustri deve poter tirare il fiato senza che la squadra ne risenta particolarmente, ne ha bisogno perché possibilmente è il caso di inserire quell'ariete di cui vado parlando da tempo, ma soprattutto, aggiungo io, ne ha bisogno perché mai come quest'anno questo Napoli ha la concreta possibilità di vincere il campionato. E allora il Napoli ha il dovere di provarci e di crederci fino in fondo. E naturalmente crederci e provarci fino in fondo significa anche provare a fare sul mercato quelle mosse che sono ineludibili per poter riportare all'ombra del Vesuvio quel triangolino tricolore che manca da ben 25 anni. E sarebbe un fatto epocale, perché sarebbe il primo scudetto vinto dal Napoli senza l'estro e l'astro di Diego Armando Maradona. Di questo e di altro parleremo questa sera. Ne parleremo con Leopoldo Balsamo. Buonasera Leopoldo. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Sei incredibilmente elegante questa sera. Sono in abito tradizionale austriaco. Leopoldo, ogni tanto insomma mi va. Leopoldo Balsamo, lo ricordo a beneficio dei telespettatori, è un ospite fisso della nostra trasmissione ed è un avvocato ed esperto in diritto sportivo. E ne parleremo con Antonello Giannetti. Buonasera Antonello. Ciao Silvio, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Antonello, oltre che essere un fraterno amico, è un grande giornalista di Infonapoli 24. Allora, siamo in attesa di Sergio Curcio, vi anticipo però, noi questa sera abbiamo fatto i salti mortali per essere qui alle 21 e poter iniziare il programma in tempo utile, perché abbiamo trovato un traffico sull'autostrada e sulla tangenziale veramente impressionante. D'altronde questi sono i giorni di Natale, quindi chi conosce Napoli o vive Napoli sa bene di che cosa sto parlando. È pensabile che Sergio sia rimasto arenato, bloccato da qualche parte in macchina e quindi arrivi con notevole ritardo, se non addirittura non riesca ad arrivare per niente. A lui va il suo saluto, ma abbiamo comunque un ospite virtuale questa sera, un ospite illustre. Sarà una sorta di collegamento esterno con la caffetteria Bernini, nella quale mi sono incontrato, ho avuto il piacere di incontrarmi per un delizioso e frugale chiacchiericcio calcistico con una delle prime firme da sempre del giornalismo campano. Ve lo faccio salutare così. Sono veramente lieto di dare il benvenuto a Gazzetta Azzurra a un maestro del giornalismo campano e nazionale, Toni Iavarone. Benvenuto a Gazzetta Azzurra, Toni. Grazie, grazie a te e grazie a Gazzetta Azzurra. E allora, quindi abbiamo anche la presenza virtuale di Toni Iavarone, col quale stasera affronteremo gli stessi temi che affronterò in studio qui con i miei graditissimi partner d'attacco, visto che questa sera siamo un trio, quindi siamo un tridente, questa sera giochiamo con i tre d'attacco. Antonello, bisogna solo stabilire chi è Mertens. Io facevo la mezzala. Tu sei Higuain. Tu sei Higuain. Io giocavo a mezzala, quindi tu sei Insigne. Anche se Insigne ha dimostrato, mi accontento di fare il Mertens. Va bene, uguale. Sì. Mertens è un grande. Allora partiamo subito con il primo argomento di discussione e io prego l'amico Geri Tucci, che saluto in regia e che ringrazio come sempre della sua splendida collaborazione, così come saluto Fabio Turco alla camera in studio. Prego Geri Tucci di partire con il primo filmato, la prima domanda posta a Toni Iavarone, così poi ne discutiamo in studio. Toni, il Napoli sfata il tabù Bergamo, ma Bergamo non sfata certi suoi tabù, perché avrai appreso che alcuni colleghi partenopei sono stati aggrediti in tribuna stampa. Ma queste sono pagine purtroppo solite di cronaca nera che in alcuni stadi
contraddistinguono proprio il comportamento, che possiamo dire incivile, becero, bestiale, cretino, ignorante di certe tifoserie, insomma, anche se questo è un termine forse un po' esagerato per individuare questi che sono poi dei criminaletti, dei facinorosi che magari la sera vanno a fare delle cose cattive in strada e quando è la domenica vanno a sfogarsi sui campi. Certo, insomma, il problema della violenza negli stadi e soprattutto di quello che è il dileggio nei confronti soprattutto del Napoli è un problema che si pone e credo che questo problema possa essere risolto solo attraverso le regole che devono essere molto più rigide da parte della federazione e magari cercare di applicare bene quella che è la legge ordinaria che sotto questo punto di vista è già severa. Però io ti devo dire la verità, io non mi straccio le vesti perché insomma ragazzi, ma Napoli ha dato 3 presidenti della Repubblica, 4 presidenti della Corte Costituzionale, scrittori, poeti, scienziati, santi, non so, navigatori e via dicendo. Io non credo che noi dobbiamo assolutamente sentirci offesi da dei cretini che magari possono solo essere delle persone che vaneggiano, insomma non ne farei proprio una questione territoriale, perché ti ripeto, noi da un punto di vista proprio nostro, storico, di patrimonio culturale e generale, non dobbiamo certo mettere le carte in tavola con nessuno. Allora, Antonello. L'argomento è uno di quelli che noi abbiamo affrontato tante volte, perché in trasferta, nelle innumerevoli trasferte che abbiamo fatto, è capitato spesso di essere offesi, di subire lanci di oggetti, a qualche volta gli steward dicevano no, adesso ve ne dovete andare, perché sennò, insomma, va a finire, ti ricordi in qualche caso, certo, se no va a finire che i tifosi si arrabbino. Quindi voglio dire, sono episodi bruttissimi da stigmatizzare sicuramente, che capitano frequentemente, così come frequentemente, io mi pare di averlo detto anche qui da te qualche volta in trasmissione, siamo oggetti di cori a sfondo razzistico, che non sono quelli, diciamo, canonici degli sfottò, no? Che vanno anche bene, voglio dire, perché danno un po' di folklore allo sport, al calcio, quelli nessuno dice nulla, anzi, che ben vengano. Su quelli là invece un po' più pesanti, che attengono poi alla città, ai cittadini, questi, insomma, sono un po' fastidiosi. Io non li sento più, come ti dico sempre quando siamo in tribunale, guarda, io dico, ma li sento? No, io non li sento più perché ormai, tristemente, devo dire, ci ho fatto l'abitudine. Però ha ragione Avarone quando dice la federazione deve fare delle regole. Le regole c'erano, perché c'era la squalifica, la chiusura della curva. Poi dalla chiusura della curva abbiamo fatto un passo indietro, dice no, non chiudiamo più la curva, facciamo la multa, alias non succede niente. Allora lo vogliamo fare questo sforzo serio, definitivo, concreto, vero, duraturo, per fare in modo che questi episodi e insieme a tanti altri non abbiano più a verificarsi? Se è sì, che lo si faccia. Se è no, io ti posso garantire che noi l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, staremo ancora qua e staremo a dire sempre le stesse cose, perché non sarà cambiato nulla. Perfetto il tuo intervento. Tu che sei un fautore della napoletanità, come vivi e come valuti queste cose? Sarà capitato anche a te nelle tue trasferte qualche volta di subire qualche intemperanza da parte del tifo avverso o no? Innanzitutto io vorrei salutare un napoletano doc, Riccardo Sorrentino, al quale facciamo i nostri più fervidi auguri sia per il Natale che per la pronta guarigione. Purtroppo lui ha subito un brutto incidente automobilistico e si è infortunato. E allora permetti anche a me di salutarlo, se la regia viene su di me, un bacio grande a Riccardo Sorrentino. Un grande augurio a Riccardo. Ciao Riccardo. No, io vorrei essere come Antonello, che ha detto che lui oramai i cori non li sente più. Io purtroppo li continuo a sentire. Non li sento più, era... Sì, lo so, cioè tu magari insomma ti sei un po' impermeabilizzato alla cosa. Perfetto, purtroppo non riesco ad impermeabilizzarmi. Chi tocca per me la napoletanità, perché vede, il problema è del luogo comune. Noi Napoli e provincia siamo 3 milioni e 600 mila abitanti e... come dire, insomma, generalizzare per tutti e 3 milioni e 600 mila abitanti mi sembra che
Iavarone abbia detto veramente, ma non è solo, non sono solo i quattro presidenti della Repubblica e i presidenti della Corte Costituzionale e così via, insomma, noi abbiamo, cioè qui c'è venuta gente per gli anni passati, insomma, grandi scrittori del romanticismo dell'Ottocento. Qui insomma c'è stato Wagner, gente che non voleva più andarsene da Napoli, insomma, chi viene a Napoli e viene viene dal Mitteleuropa, noi abbiamo una tradizione stasera, bellezza, abbiamo una tradizione insomma, no, che non è seconda a nessuno al mondo, ma non lo dico perché è la storia che lo dice, non sono io, ne conosco un po' di storia, ma abbiamo una tradizione veramente millenaria, lo possiamo dire? Sì, millenaria, noi siamo il più vecchio stato del mondo, perché regno di Napoli è un regno ma che è nato nel 1100, per ma cui, di cosa stiamo parlando? Questo è uno dei motivi insomma. Per cui il popolo italiano secondo me è invidiato nel senso proprio preciso del termine, perché noi abbiamo una storia che è una storia meravigliosa, di arte, di cultura, di musica, di intelligenza, di bellezze panoramiche, di posti, di cucina, di tutto. Quando la gente incomincia ad avere un insegnamento, no? Io abito a Pozzuoli, abbiamo incominciato da un anno la raccolta differenziata, siamo arrivati all'80% di raccolta differenziata, il che significa che la gente incomincia a prendere quella coscienza però, anche ecologica. Il problema è un problema ormai noto a tutti, quindi non stiamo più parlando di un qualcosa, cioè, è successo un fatto, che è successo? Vediamo. Ma bisogna sanzionarlo. Ma il problema è noto a tutti, cioè, era stata presa una decisione, poi evidentemente qualcosa ha fatto sì che questa decisione venisse addirittura praticamente cancellata e sostituita con la solita storia all'italiana. Con una decisione che non serve a niente. Io non mi soffermerei troppo però su questo aspetto. Io ritengo che è vero che le norme sanzionatorie, va bene, servono prevalentemente da deterrente, va bene, la norma deve essere... deve avere carattere preventivo per evitare che si producano determinati eventi, giusto? Ma la norma deve essere dura, perché altrimenti noi non lo risolviamo il problema e si deve ritornare. Allora io dico solo vorrei dire solo un'ultima cosa. L'ultima su questo argomento. Un'altra volta. Importiamo il modello inglese. Esatto. Best practice. Adottiamo un sistema che in un altro posto ha funzionato benissimo. Perché io in Inghilterra sono andato a vedere le partite e ti posso garantire che non si muove nessuno dal suo posto. Sono stato anche in Germania. Speriamo che si riesca ad importare qualche messaggio positivo dall'esterno, visto che in Italia spesso è più facile che venga importato qualche messaggio negativo. Speriamo che invece si importi un modello positivo, che è quello di cui appena stava parlando Antonello Giannetti. Allora, io direi subito di cambiare questo argomento, perché ho detto non voglio soffermarmici neanche più di tanto per non incentivare istinti emulativi. Allora, parliamo di calcio e vediamo subito il secondo intervento di Toni Iavarone. Toni, torniamo al calcio giocato, che poi alla fine è quel che ci interessa di più. 5 squadre in 4 punti a questo punto della stagione erano decenni che non si vedevano, no? È un campionato bello, indipendentemente da tutte le altre considerazioni. Sì, è un campionato che molti definiscono un campionato mediocre, ma secondo me quando c'è una lotta così appassionata e c'è una situazione così incerta significa che c'è un equilibrio, quindi se c'è equilibrio c'è grande competitività e lo sport e il calcio in particolare per essere giudicato bello richiede la competitività. Certo, è stancante vedere una squadra che vince sempre da sola, come è accaduto con la Juventus, così come diventa stancante per esempio vedere il Gran Premio di Formula 1 dove il primo è sempre quello, certamente poco spettacolare. Questo è un bel campionato dove il Napoli
è riuscito ad inserirsi molto, ma molto molto bene, contro qualsiasi previsione della vigilia. Se noi ritorniamo a quest'estate, è qui chi puntava meno di un soldino sul nuovo allenatore, perché insomma diceva che non so, non era abile per le grandi squadre, non conosceva l'Europa, insomma, mettendo insieme un po' di luoghi comuni. E invece il Napoli è una squadra ben attrezzata, una squadra ben organizzata, dove l'allenatore è diventato un punto di riferimento per tutti, è riuscito anche non solo a riorganizzare il gioco, ma a riorganizzare proprio il singolo giocatore. Al di là del fatto di Higuaín e di come Higuaín si stia esprimendo, noi l'anno scorso stavamo per buttare via Jorginho piuttosto che Albiol, piuttosto che Koulibaly. Questo è un fatto molto importante e io sono convinto che il Napoli è una squadra che quest'anno certamente sarà tra le prime tre del campionato. Leopoldo, parto da te questa volta. Il Napoli sarà tra le prime tre del campionato, diceva Toni. Concordi, no? Devo dire la verità. Sì. Sono un bestemmiatore, insomma, perché Sarri dice che non bisogna bestemmiare, una bestemmia ci voglio bestemmiare. Insomma, quindi ho già detto... manifestato già il mio pensiero che il campionato, qualcuno dice che il campionato è livellato verso il basso. Io non credo, forse si è livellata un po' verso il basso solo la Juventus, perché ha perso giocatori come Tevez, Pirlo, Vidal, ma probabilmente è un fatto che riguarda esclusivamente la Juventus. E poi sta dimostrando poi tutto questo livellamento verso il basso della Juventus non è così, perché negli ultimi tempi sta ricominciando, riprendendo a giocare. Io ritengo che sia un ottimo campionato, che ci sono escluso probabilmente il Milan, dimostrato qualche lacuna anche un po' l'Inter, lo sappiamo, non c'ha lacune di organico, ma c'ha lacune di amalgama di squadra. La Roma ha i suoi problemi di carattere, perché la Roma è uno squadrone se prendiamo i singoli, che sentivo stamattina che sta per rientrare anche Strutman, c'ha dei giocatori veramente di altissimo, fa paura la Roma. Non vedo perché dovrebbe essere un cambio. Noi abbiamo una squadra che ha delle individualità eccellenti, e che poi sono state messe anche bene in campo e che riescono a fare un gioco che la Fiorentina è la stessa cosa. Forse la Fiorentina come organico è inferiore, però gioca benissimo. Antonello, certo. Gioca meglio il Napoli o la Fiorentina? No, il Napoli senza dubbio. No, il Napoli gioca il più bel calcio d'Italia, ma senza alcun dubbio, senza secondo dubbio. Me. Non c'è paragone, non c'è confronto con nessuno. Gioca bene. Naturalmente tu concordi con Leopoldo e con Toni Iavarone, concordo, no? Il Napoli fra i primi tre lo vedi anche tu. Io concordo su tutto quello che ha detto Iavarone e su tutto quello che ha detto Leopoldo. E dico però, aggiungo, che il mercato di gennaio secondo me assurge ad un elemento fondamentale, perché può spostare qualche equilibrio. Secondo Vabbè, me. Poi del mercato sicuramente parleremo nel corso della però finora così, sic stantibus rebus, sì, il Napoli sicuramente è tra le prime tre in questo momento. Mi è piaciuto anche il tuo riferimento latino. Ogni tanto ricordiamo un po' di studi degli anni che furono. Credo che siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che il Napoli sarà fino alla fine una grande protagonista di questo campionato. Anch'io concordo con l'amico Toni Iavarone che il Napoli fino alla fine starà fra le prime tre e probabilmente lì finirà. L'auspicio naturalmente è che finisca primo, ma di questo poi dopo, su questo staremo a vedere. Sarà il tempo. Ogni tanto bestemmiamo anche noi. Il Napoli può vincere lo scudetto. Se però, come diceva Antonello, farà qualche giusto movimento di mercato, che non significa andare necessariamente a comprare i top player, significa fare delle giuste operazioni di mercato, perché poi il passato insegna. In tema di latini, storia magistra vitae sempre, Isai insegna che a volte non è necessario andare a spendere tanto, basta spendere il giusto ed essere oculati sul mercato per trovare il pezzo giusto da mettere al posto giusto. Ti faccio subito riintervenire. Sentiamo il terzo intervento di Toni Iavarone.
concentriamoci un attimo sul Napoli. C'è un punto dolente in questa squadra, io ne ho parlato anche direttamente con Maurizio Sarri in sala stampa dopo Napoli-Roma. Questo Napoli sfrutta poco i calci piazzati, i calci da fermo, dove per calci da fermo io intendo anche i corner, e fa epoca il gol segnato da Higuain proprio a Bergamo. Sfrutta poco i calci di punizione da fuori area o dalla 16 metri, e sfrutta poco soprattutto l'acrobazia in area di rigore. Ecco, che cosa bisogna fare? I calci di rigore, anche gli stessi rigori, stanno diventando un problema, al di là del gioco acrobatico, dove mancano proprio delle caratteristiche fisiche nel Napoli in attacco. Ma c'è modo di migliorare, secondo te, queste lacune? Sì, sono delle difficoltà, io non parlerei di allarme, perché per quanto riguarda i calci piazzati è chiaro che c'è bisogno di applicazione. Sarri, tra le altre cose, è un allenatore che nel suo passato aveva la caratteristica di poter sfruttare, credo, 30-33 soluzioni diverse su un calcio piazzato, e quindi credo ci sia bisogno di applicazione. Ma quando si tratta di schemi, è chiaro che oltre lo schema c'è la predisposizione del singolo, del giocatore, a capire determinati movimenti che possono consentire poi la realizzazione di questo. Per il Napoli certamente non è un allarme, ma come dicevi tu è un problema, e io credo che ovviamente con il tempo questo sia qualcosa di risolvibile, così come i rigori. Il Napoli ha questa maledizione del rigorista che se la trascina da un po' di tempo. Il rigorista in realtà in una squadra non c'è uno specialista che fa il regolista e basta, ci sono dei giocatori che hanno determinate caratteristiche. Hamsik, sino a quando non ha avuto queste amnesie, era il rigorista del Napoli, anche lo stesso Higuain, al di là del rigore che ha sbagliato. Credo che invece bisogna anche su questo punto fare un po' magari di lavori di riparazione, i compiti a casa per dicembre, ma scherzo, perché poi il Napoli riprenderà fra 7 giorni di nuovo la preparazione. Potrebbe essere questo, iniziare a concentrarsi sui calci di rigore, perché insomma a Bergamo tutto sommato ci è andata bene, perché il secondo rigore era il risultato acquisito, però insomma è chiaro che il Napoli, per come gioca, per come è predisposto proprio tatticamente, per gli attaccanti che ha, è una squadra che può avere molto spesso dei calci di rigore a favore, e quelli devono essere gol, c'è poco da fare. Secondo te il calcio di rigore è più una questione di tecnica o più una questione di testa? Ma entrambe, tecnica e testa, c'è soprattutto bisogno di già i piedi buoni, perché se non ci sono i piedi buoni c'è poco da avere concentrazione. È chiaro che innanzitutto bisogna avere la possibilità di calciare e di calciare bene, poi bisogna avere la freddezza, quello che nel basket si chiama mister ghiaccio, quello lì che va a fare i tiri liberi e che è praticamente impermeabile a qualsiasi tipo di situazione di pubblico, di situazione emotiva, insomma. Antonello, perché tutta questa difficoltà del Napoli di sfruttare i calci di rigore, i calci di punizione, i tiri da fuori? Allora, io più che problema, io vorrei definirla area di miglioramento, che mi dà più il senso della positività. Del work in progress. Sì, è un'area di miglioramento questa, sicuramente, della squadra, perché in Serie A, e soprattutto contro avversari che si chiudono a muro contro il Napoli, poter sfruttare le palle inattive diventa un grandissimo valore aggiunto. Quante partite oggi si risolvono con una punizione o con un colpo di testa? Tante. Quindi questa deve essere un'arma in più per il Napoli. Però strutturalmente il Napoli non ha grandi colpitori di testa, innanzitutto, né in attacco né in difesa. E questo l'ho detto anche in editoriale. Perché in difesa... Ricorderete bene, come ricordo io, che il Napoli ha spesso sofferto negli anni scorsi i colpi di testa, come no, con gli avversari, e anche quest'anno nelle ultime 4-5 partite due colpi di testa con l'Inter, uno col Bologna, uno con la Roma, uno con Legia Varsavia, sono 4-5 occasioni, ti ricordi? Certo. L'ho chiesto a Sarri in sala stampa nell'ultima partita contro il Verona, a testimonianza del fatto che grandi colpitori di testa il Napoli non ne ha. Lo stesso Higuain, che ripeto per l'ennesima volta, per me il più forte centravanti al mondo, di testa non è proprio fortissimo. E quindi da questo punto di vista, secondo me, un intervento sul mercato potrebbe dare una mano in questo fondamentale. Palla a terra, gli schemi su punizione, Sarri è bravissimo e quindi sicuramente troverà delle soluzioni
per poter sfruttare meglio. Quindi tu pensi che il Napoli migliorerà quest'area di miglioramento? I rigori, l'ho detto già in tempi non sospetti, né Hamsik né Higuain sono, pur essendo grandissimi giocatori, non sono grandi rigoristi. Io opterei per Jorginho, che è uno che li sa tirare bene, o per una scelta diversa. Però il rigore, come diceva giustamente Iavarone, quando si ha il rigore si deve buttare dentro. Leopoldo, chiedevo a Toni Iavarone, se il rigore fosse più una questione di tecnica o di testa, lui giustamente diceva di entrambe. Sì, perché di entrambe, ma io direi anche più di testa. Anch'io. Che è molto più di... perché altrimenti, cioè, l'abbiamo visto con i rigori... No, ieri c'è stata la ricorrenza della vittoria della Supercoppa. Allora, calciatori come Koulibaly o come Gargano, va bene, se non fosse una questione soprattutto di testa, ma non l'avrebbe mai segnato un calcio di rigore. Gargano soprattutto, il quale insomma, ha detto, posso dirlo, insomma, io ho avuto le palle di tirare questo calcio di rigore, insomma, perché lui non era assolutamente, cioè il piede, forza insomma, grande atleta, ma non possiamo dire grande calciatore, insomma, no, però lui sopperiva con questa sua forza, certo, soprattutto mentale, alle sue carenze tecniche, e l'ha dimostrato pure con i calci di U. Ma vogliamo vedere che uno come Higuain, che riesce a fare dei tiri, insomma, dei gol straordinari, da 25 metri, da 11 metri mette la palla solo davanti al portiere, la butta quella dell'anno scorso, la butta, e lui adesso è anche lo stesso Hamsik, tecnicamente, come diceva anche, certo, ma lui adesso è anche Hamsik sono condizionati mentalmente, per questo, certo, non la mettono dentro, quindi conta di più il fatto mentale che è quello tecnico, che tecnicamente loro dovrebbero fare, d'altronde, sempre gol. D'altronde, chi è della nostra generazione ricorderà che nel 94 noi abbiamo perso un mondiale a USA 94 con due rigori falliti in finalissima da due giocatori dalla classe sontuosa, Franco Baresi e Roberto Baggio. Vi ricordate nel Napoli? Per sbagliare quei due lì vuol dire effettivamente che rigori. Bravissimo, ci ha salvato. Bravissimo. Stavo dicendo, e non ne ha sbagliato non uno. Non ne ha sbagliato uno l'anno che stavamo retrocedendo. Lo calciava benissimo. Quindi vieni alla mia teoria, secondo cui il rigore è più una questione di testa. Sì, che non di tecnica. Il rigore è un gesto, passami il termine, tecnico, che però sfugge alla tecnica in senso stretto. E tracima nell'emozionalità. Sì, perché tu lì bisogna non tradire l'emozione. Il peso della responsabilità, che in quel momento dici, accidenti, qua se sbaglio, sto sbagliando solo io il rigore. Uno stadio che magari ti fischia contro. Il peso del risultato. All'ultimo minuto, tu devi fare una partita che decide, ecco qua. Certo, porca miseria, la scelta dentro fuori. Certo, però Antonello, vedere Hamsik che sul 3-1, quindi dove non si dovrebbe avere un peso, sbaglia ancora, supporta quel che diceva Leopoldo. Cioè, ormai ci vanno anche condizionati. Certo, perché poi vai sul dischetto e dici, accetta, e mo se lo sbaglio un'altra volta che succede, che peccato, perché che poi non dimentichiamo una cosa fondamentale, perché poi qua parliamo di uomini, di ragazzi, non è che parliamo adesso di macchine. Hamsik è un calciatore che io adoro sul anche io. Però non dimentichiamo una cosa, ragazzi, che anche il primo dei due rigori è un rigore che può andare, può cadere sulla linea anziché dentro la porta, la verità, e quel rigore non è gol dalla . Televisione, perché non ero a bello. Non l'avevi visto no, no, ma non si è visto, io ho proprio detto sbagliato dalla televisione, assolutamente sì, no. Penso che Sarri deve trovare però una, ma vedrai che la troverà. Allora, io chiedo a Gerry un attimo ancora di pazienza, andrei con il quarto contributo, così faccio un altro giro tra i miei ospiti e poi dopo andiamo allo stacchetto pubblicitario. Toni Iavarone ancora. Il Napoli pipita dipendente sta invalendo un po' questa credenza popolare in città e anche in provincia. No, ma secondo me è pipita dipendente, ma mica è un fatto negativo. Cioè, come dire, ai tempi di Maradona, il Napoli era Maradona dipendente, grazie, ci fa molto piacere. Magari fosse sempre così, meglio essere pipita dipendente che non dipendere da nessuno, e quindi quelli sono problemi. L'avesse l'Inter, l'avesse la Juve, non so, l'avesse la Roma, Higuain, sarebbero anche loro pipita dipendenti. È chiaro che un giocatore come Higuain è un giocatore importante, è un fuoriclasse sul quale il Napoli deve e può contare.
ed è chiaro che è la punta di diamante del Napoli. Io credo che uno deve essere orgoglioso se sul proprio petto può mettere una medaglia del genere, non è certamente un problema. In più però il Napoli non è solo una squadra che si affida al suo miglior calciatore, ma è una squadra che quando gli riesce, diciamo che negli ultimi tempi gli sta riuscendo meno, sviluppa un gioco innanzitutto bello, un gioco soprattutto di ritmo, un gioco di prima, un gioco di grande qualità. Il Napoli riesce a occupare la metà campo degli avversari per buona parte della partita, con una difesa alta, con dei meccanismi che sono belli da vedere. Del resto, insomma, non lo dico io, ma è opinione generale che il Napoli pratichi il miglior calcio in Italia o tra i migliori in Italia. Quindi, insomma, se a questo ci aggiungiamo poi il fragolone Higuain, secondo me uno non può che essere contento e felice. Non lo vedo come un fatto negativo, anzi, quando le cose non vanno bene, come stava accadendo a Bergamo, quando questo gioco del quale parliamo non riusciva a svilupparsi, il Napoli ha la grande possibilità di avere quest'arma in più, questa qualità di un giocatore come Higuain, e risolve le partite, insomma. Antonello, mi sembra che Tony supportasse anche la tua tesi. Ma no? Sì, ma però parliamo della pipita dipendenza. Concentriamoci su questo, perché poi abbiamo tanti argomenti ancora da viscerare. Ma io su questa cosa qua non sono d'accordo. Nel senso, Higuain gioca con il Napoli, fa il centravanti e deve fare i gol. E li fa. Sì, però non banalizziamo la questione, ti voglio bene. Tu sei troppo intelligente per buttarla sul banale. No, ma cioè, il problema è quello che ho espresso nell'editoriale. Ma scusate. Cioè, c'è oggi un Higuain che segna a raffica, ma c'è un Caglion che non segna più. Ma scusami. C'è un Amsic. Aspetta, fammi finire. Sì, c'è sì. un Amsic che non segna più, c'è un Mertens che comunque segna pochino. E c'era un Insigne che era partito bene, però adesso si è fermato. Cioè, questo è il problema, non banalizziamo il fatto. No, la battuta di Tony è stata simpaticissima. No, ma il problema non c'è, secondo me, perché E se si ferma Higuain? Ma pensi che il Napoli che ha in rosa e Mertens, se Higuain viene squalificato? No. Cioè, noi dobbiamo Napoli, anche chiederci Napoli, questo. Il Napoli i gol li fa lo stesso. Tu pensi? Sì, perché gioca al calcio e produce 7-8 palle gol a partita. E le ha fatti gol anche quando non giocava Higuain. Poi, e questo volevo dire prima, è chiaro che se tu c'hai il fuoriclasse che prende la palla ai 20 metri, scatta due persone, tira e fa gol, ma questo è il lavoro dei fuoriclasse. Ma perché l'anno scorso Tevez nella Juve che faceva? Quante partite gli ha risolto? Pirlo cosa faceva l'anno scorso con la Juve? Metteva la palla a terra, faceva la punizione e faceva gol. Allora la Juve era Pirlo dipendente. No, però era un modo diverso per sbloccare una partita. Il Napoli, fortunatamente, voglio dire, c'ha Higuain che quando, come diceva giustamente Avru, quando la squadra non riesce a sviluppare il suo gioco, inventa e fa gol. Ma questo è un valore aggiunto. Non, cioè, io lo voglio guardare sempre come un aspetto positivo, non come un aspetto negativo. Poi Higuain non gioca una partita, giocherà Gabbiadini, giocherà Caglion, giocherà Insigne, gioca Mecce. Il Napoli ha il parco attaccanti, secondo me, tra i più soprattutto forti. Soprattutto adesso c'è Gabbiadini che rientra, quindi È chiaro, sia chiaro pure che quando non c'è Higuain è un documento. Lo credo bene, vorrei vedere che non fosse così. Ma vogliamo dire, parliamo di Higuain, vogliamo parlare di Pepe Reina, perché è la stessa cosa. Cioè, questi sono giocatori che hanno delle qualità tecniche, diciamo, e anche di leadership caratteriali che naturalmente diventano gioco forza trainanti in una squadra. E quindi è chiaro che il Napoli, è certo che dipende da Higuain, per forza, ma è un fatto positivo, non è un fatto Leopoldo, negativo. Leopoldo, il tuo pensiero? Io già l'ho detto l'altra volta, per me Higuain è un fuoriclasse, ma è determinante. Allora, il Napoli non è dipendente da Higuain. Higuain è determinante nel suo modo di giocare e di finalizzare quello che fa la squadra. È stato perfetto Tony, perché ha detto ha un gioco bellissimo il Napoli, esatto, con la fragolona che di Higuain. Guarda, io un unico calciatore al mondo ho visto vincere da solo, lo ripeto un'altra volta, si chiama Diego Armando Maradona. Ma ha vinto un mondiale con quattro scartine. Vogliamo ricordarli i nomi di quella gente? Ma chi se li ricorda? Cucciuffo, Brown, esatto. Ruggeri. Per l'amor di Dio, insomma, gente che non avrebbe giocato gente nemmeno. Che è sparita, sparita, però. Si sono Burruciaga. Burruciaga era bravo. E Valdano. Brown non era male, ma Burruciaga era Ma ti basti pensare che il regista di quella nazionale, Beto Barbas, giocava nel Lecce. Ma voi ricordate l'ultimo gol che ha
ha segnato Bruciaga alla finale del 1986. Sì. Grande palla di Diego nello esatto. spazio. 2-2 della Germania. Però adesso non parliamo di Maradona, lo voglio bene. Ecco, ha vinto da solo, no? E se ne stava vincendo un altro da solo nel 90 in Italia. Quindi è l'unico che poteva vincere da solo. Higuaín ha bisogno della squadra. La squadra sta giocando, ma è inutile che dirlo, il Napoli, come ha detto Antonelli, gioca il miglior calcio d'Italia. D'Italia. E per molti versi anche in Europa uno dei migliori. Perché insomma magari gli interpreti sono diversi. In Europa pecca solo un po' di fisicità, potrebbe avere. Esatto, sì. Perché c'ha, gli manca... Un po' leggero. Gli manca il Benzema, gli manca la rete, il centrocampo è leggerino perché non c'è Mascherano e abbiamo Jorginho che è leggerino fisicamente, ma come gioco è quello là, c'è poco da fare. E allora, ed è chiaro che la ciliegina, la fragolona, va bene, che si chiama Higuaín, è normale che le finalizza queste azioni, che questa mole di gioco enorme che fa il Napoli. Io vedo poche squadre che fanno 7-8 partite. Dire dipendente. Nessuna quasi. Gioca Gabini, tengo. È vero, non farà. Non avrà il peso di Higuaín. Ma il golletto, lo fa lo stesso. Se gioca allora, siete stati esaustivi e chiarissimi. Quindi abbiamo assodato. Chiariamo, questa problematica viene fuori perché a Napoli sta un po' allineando questo discorso sulla pipita dipendenza, alla quale per la verità nessuno di noi crede fermamente. Io credo soltanto a una cosa, a quel che vedo, ai fatti, ai numeri, quindi credo sicuramente che Caglione e Hamsik non stiano segnando più come segnavano prima, Caglione, ma questo può essere Caglione anche... in campionato. Questo, vabbè. Voi dite sempre questa cosa. Non gioca Higuaín. Voi dite sempre questa cosa, però io ripeto sempre che poi bisogna vedere certo. anche il livello di difficoltà certo. con cui si è giocato. Però in generale Napoli allora devo andare in pubblicità. Devo andare in pubblicità. Quindi dicevo e chiudo soltanto rapidissimo dicendo è venuto fuori però questo problema tra la gente, cioè la gente si interroga se il Napoli sia diventata Gonzalo dipendente. Allora, noi per il salotto di Gazzetta Azzurra non c'è questa pipita dipendenza, c'è una grande squadra con una gemma al centro dell'attacco che è Gonzalo Higuaín. Allora andiamo con 3 minuti di pubblicità ed è l'unica volta in cui vi lascio alla pubblicità, poi dopo andremo di filato per altri, credo, altri 3 quarti d'ora di trasmissione abbondante senza altre interruzioni. Eccoci tornati in studio, quindi dopo lo stacchetto pubblicitario riprendiamo a tamburo battente la nostra discussione sul Napoli in questa che vi ricordo è l'ultima puntata di Gazzetta Azzurra anno 2015, poi ci fermeremo per la sosta natalizia ma per poco perché poi agli inizi di gennaio riprenderemo immediatamente con la nostra programmazione. Prego Gerry Tucci di mandare il 5° contributo filmato con Toni Iavarone così poi dopo se ne discute in studio. Svesti un po' i panni del grande giornalista e indossa un po' quelli del direttore tecnico sportivo. Toni Iavarone, direttore sportivo del Napoli, cosa farebbe a gennaio? No, allora innanzitutto sono grande di età e non sono giornalista. Poi io so fare solo una cosa, magari la faccio anche male, scrivere e peggio ancora parlare. No? Il direttore sportivo lo fa il direttore sportivo. Io so fare questo, non so fare altro. Ma secondo te nei panni di Giuntoli cosa bisognerebbe fare per puntellare questa squadra e puntare decisamente allo scudetto come è nelle corde di questo Napoli? Ma io non nei panni di Giuntoli, in generale quale può essere per esempio la politica che il Napoli attua? Credo che sia abbastanza chiara. Il Napoli innanzitutto deve mettere in pratica il mercato in uscita e ci sono credo 4 caselle da liberare. Quella di Enrique, quella di De Guzman, quella di Zuniga e quella di Rafael del portiere. Dopodiché dovrà cercare, ecco, non è che il Napoli ha l'urgenza di andare sul mercato, altri magari hanno l'urgenza di andare sul mercato. Il Napoli può avere la necessità di ricoprire dei secondi ruoli, cioè dei ruoli con delle seconde linee a centrocampo e in difesa, dare delle alternative nei reparti dove magari in alcuni punti si è più sguarniti. Diciamo il centrocampista che fa quantità e qualità, abbiamo Hamsik, abbiamo Alla e c'è bisogno di uno che possa essere il sostituto quando questi due sono stanchi perché effettivamente tirano la carretta da parecchio. Poi l'altro ruolo secondo me è quello del centrale di difesa, del marcatore, perché abbiamo bisogno di un vice di Koulibaly, il vice di Albiol c'è ed è Chiriches.
Credo che il Napoli si stia già muovendo sotto questo profilo. De Laurentiis, insomma, ridendo e scherzando, l'ha detto, insomma, un acquisto, un colpo è stato fatto, un colpo sarà fatto, e quindi credo che il Napoli si sia già mosso in anticipo. Poi c'è bisogno forse anche del superfluo, no? Perché come diceva Oscar Wilde, so fare a meno di tutto fuorché del superfluo, e nel calcio il superfluo potrebbe essere, diciamo, un altro attaccante, un attaccante, no, che prende il posto di Higuaín, che sia il vice di Higuaín, quello insomma tipo Zuniga, che fa sportellate, che ti risolve le partite quando le difese si chiudono, ma quello insomma siamo nel superfluo. Hai detto benissimo, volevi dire Zapata, hai detto Zuniga per errore freudiano, naturalmente. No, la Z ti ha confuso. Sono d'accordissimo con te, anche perché tu, che sei uno storico del Napoli, ricordi il Napoli di Maradona, che quando non riusciva a passare inseriva poi l'ariete, che nel primo anno era Andrea Carnevale, poi Carnevale fu trasformato da Bianchi che lo rese quasi uno splendido tornante di sinistra anomalo, però inizialmente il suo ruolo era quello. Tony. Insomma, Leopoldo, cominciamo a parlare di mercato. Permettetemi una piccola digressione dialettale. L'immensa Sofia Loren avrebbe detto a gennaio: chi ci ha maccattà? Stiamo dicendo insomma che ci vuole. No, vai, continua. Stiamo dicendo che c'è bisogno di un difensore che possa sostituire Koulibaly, una mezzala che possa sostituire sia Amsic che Allan, questo lo stiamo dicendo tutti qua. Io qualche settimana fa mi permisi di dire che ci voleva un attaccante, e poi qualcuno di voi, insomma, mi ricordo chi, disse che io ero troppo pretenzioso a chiedere un attaccante. Io non posso averlo detto, perché io ci vuole l'ariete da anni. Ma vuoi troppo? Sì, ci vuole l'ariete. Allora, Antonello peggio ancora. Io sarei per un profilo tipo Lucarelli. Sì, però un po' meglio, possibilmente. Un po' meglio, è chiaro. Possibilmente. Ma Lucarelli, guardate, noi abbiamo avuto una sfortuna con Lucarelli, che si è infortunato immediatamente. È arrivato datato a Napoli. È arrivato troppo datato. Sì, ma ho detto, ci vorrebbe una rete. Sì. Io, per esempio, gradirei uno come Borriello. Più uno di età che uno giovane, un profilo giovane. Stanno parlando di Trotta, si parla nelle ultime ore. Non dispiace, perché è bravino, insomma, nel centravanti dell'Avellino. Poi parlo io su Trotta. È un bravo calcio. No, ma io lo seguo, l'Avellino lo seguo. Io qualche partita me la vedo ogni tanto, la guardo, insomma, che mi piace guardare anche il calcio campano. E sarebbe un profilo in prospettiva. Ci vuole uno che, insomma, va in campo e riesce anche a fare i gol in Serie A, perché poi Serie A e Serie B è una cosa completamente diversa, altrimenti non ci sarebbero i calciatori di categoria. Quanti centravanti abbiamo comprato? Io mi ricordo quando andammo in Serie B, come si chiamava quello che veniva dalla Lazio, grande centravanti, Igor Protti. Igor Protti si è fatto 4 gol nel Napoli e siamo andati in Serie B. Quelli sono calciatori di categoria. Oggi ci sono i calciatori residenziali. Maccarone è uno che ad Empoli fa gol a Grappoli, è andato un po' dovunque, pure in Inghilterra. Non mi sembra che abbia avuto tutta questa fortuna. Quindi ci stanno questi tipi di calciatori e calciatori di categoria. Uno come Trotta in prospettiva potrebbe essere ottimo. Non sappiamo se è immesso immediatamente nel Napoli, anche in una situazione di emergenza, se possa avere, insomma, tutta questa capacità realizzativa. Uno come Borriello invece sarebbe prontissimo, grande esperienza, è stato anche un ottimo goleador, ha giocato un po' ovunque, quindi molto esperto del... Ha un ottimo colpo di testa, sa tirare bene da fuori, sa bene incrociare in area di rigore. Insomma, però noi dobbiamo chiarire un aspetto. È un profilo che a me piacerebbe molto. Confondiamo i telespettatori. Cioè, il problema non è comprare l'attaccante, caro Leopoldo, perché l'attaccante, come diceva anche prima Antonello, il Napoli ce l'ha, si chiama Manolo Gabbiadini, è un grande attaccante. Ci vuole la rete. In prospettiva futura, in proiezione futura, Manolo Gabbiadini è sicuro.
sicuramente il centravanti della nazionale, perché non c'è in Italia come italiano in questo momento un attaccante dalle caratteristiche superiori a quelle di Manolo Gabbiadini. Noi parliamo, io in particolare parlo dell'Ariete, cioè di uno che sia capace di battere di testa. Antonello. Allora, comincio dall'Ariete, poi però mi devi far parlare pure di quello di difesa e centrocampo. Perché tu abbia capacità di sintesi, no, però, Non ce n'ho tanta. Ma siamo in trista, sì. Abbiamo ancora altri quattro interventi di Iavarone. Allora, l'Ariete, lo sai che per me sfondi una porta aperta. Io non credo che però Sarri voglia questo tipo di giocatore. Secondo me, perché se tu ti vai a rivedere anche come giocava l'Empoli la rete non ce l'aveva, giocava palla a terra, quindi io non difficilmente arriverà, io lo prenderei subito una rete, lo sai benissimo, però difficilmente. Scusami Antonio, sono arrivati parecchi cross di Gulam, sì, no, ma io sono d'accordo, e si sono persi nel però nulla. Quelli erano cross a mezza guarda altezza, io sono d'accordissimo, io parlo invece proprio dei sull'avere cross in rosa un giocatore che ti cambia la partita. Bravo. Nel finale. Bravo. Da alla squadra un modo di giocare di Pampa Sosa, ha fatto pure Zapata l'anno scorso. Pampa Sosa era perfetto. Bravissimo. Pampa Sosa Zapata era l'archetipo di questo tipo di giocatore. Io però credo che difficilmente era, perché mi pare di aver capito, ma naturalmente posso sbagliare, che Sarri predilige invece un tipo di gioco diverso, palla a terra. Quindi non so se arriverà questo tipo di gioco. Quando non passi palla a terra, è là che c'è il problema. Ma lo so. Quando mettono il pullman alla 16 metri, è là che c'è il problema. Io sono d'accordissimo, risolveresti il problema delle palle inattive con un giocatore del genere. Quello che dicevamo prima, no? Cioè. Quindi con me sfondi una porta aperta. Con te in particolare lo so, perché l'anno scorso facessi una battaglia per Duván Zapata in squadra. Ho fatto una battaglia con Benitez, persa naturalmente, ma comunque la facevo. Però poi attenzione, se venisse un giocatore con queste caratteristiche, secondo me poi andrebbe via Gabbiadini. Tu pensi? Sì. Allora a questo punto preferisco penso che non di arrivi. Sì, perché altrimenti Gabbiadini non giocherebbe mai più. Con tanti attaccanti in rosa, se arriva un centravanti, secondo me significa che poi Gabbiadini potrebbe andare via. Quindi non lo so. Allora non no, lo ma io perciò sposo, però è una mia riflessione. No, ma io perciò sposo la tesi di Leopoldo. Quando Leopoldo diceva un giocatore anche non giovanissimo che si accontenti di giocare 10 minuti, sì, un quarto d'ora, gioca che sia quello che non gioca, cioè, più l'altro. Io perciò dico l'archetipo di questa caratteristica del calciatore era il Pampa Sosa, sì. No? Perché Sosa tu non lo facevi giocare mai dall'inizio, era un giocatore che ti doveva soltanto dare la svolta tattica alla partita quando non si passava. Quando non c'è Higuain gioca Gabbiadini, e se un giocatore al posto di Higuain deve giocare dal primo minuto gioca sicuramente Gabbiadini. Questo giocatore dovrebbe entrare solo in quelle partite che non si sbloccano. Il mio desiderio è questo. E sarebbe anche il mio, ma non credo che accadrà, se non nella circostanza che ti ho detto prima. Perfetto. Poi se vogliamo parlare dopo. A proposito, adesso intervengo una volta io, a proposito di Marcello Trotta che tu citavi, io lo vedo tutte le settimane perché seguo anche l'Avellino in tribuna stampa, ti dico, è un giocatore dalle bellissime prospettive, ottime potenzialità, però colpo di testa zero, cioè uno che ha una notevole stazza fisica ma colpo di testa zero, tu difficilmente gli vedrai segnare un gol di testa. Più Castaldo che fa, bravo, fa quello. Trotta colpo di testa zero, per cui nel discorso che stavo facendo io sulla necessità di avere una rete, Trotta non servirebbe a nulla, perché è un giocatore che di testa non la vende mai e non la mette mai dentro. È il classico attaccante alto che però non salta. Quindi come ce ne sono stati tanti anche però nella Antonello storia. Voleva parlare del difensore del centrocampista. Se io dovessi invece prendere spunto dal discorso di Leopoldo e quindi di farmi un calciatore di Serie B e anche di età, semmai prenderei in considerazione proprio quel Gigi Castaldo che non è mai stato considerato e che è un calciatore, ti assicuro Antonello, tecnicamente validissimo. È uno dei soliti misteri all'italiana, perché nel campionato italiano di Serie A hanno giocato a volte dei bidoni sontuosi. E un giocatore come Gigi Castaldo, che è bravo tecnicamente, straordinariamente bravo a far salire la squadra, pensa che da quando è rientrato Castaldo, l'Avellino ha vinto 4 partite consecutive. Mi pare che un giocatore che fa sempre gol. Fa sempre gol,
fa salire la squadra in una maniera magnifica, fa movimento, apre gli spazi per i compagni. Questo è un attaccante da Serie A, ma non da oggi, da anni. Oggi ne ha 32, però è un giocatore che è stato letteralmente sprecato in Serie B. Ha giocato Galloni in Serie A. Mamma mia, se giocava Galloni veramente vuol dire che è il massimo. Allora, prego Gerry Tucci di mandare il sesto contributo di Toni Iavarone, così poi ne commentiamo le parole in studio. Era quello. Toni, El Kadouri e Strinic, ti faccio questi due nomi, meriterebbero un pochino di spazio in più o secondo te Sarri li sta gestendo nel miglior modo possibile? Ma guarda, El Kadouri è già, quello che penso io, un'alternativa ad esempio ad Amsic, perché è un ragazzo che fa molto bene il ruolo di centrocampo, c'ha una buona gamba, c'ha anche un bel tocco, c'ha inserimento. E già quello può essere, diciamo così, il sostituto, l'alternativa quando c'è bisogno di far riposare un po' Amsic, che del resto il Napoli se l'è tenuto, sembrava dovesse darlo via, e credo che El Kadouri sia proprio tra i giocatori che Sarri sta apprezzando di più per quello che può essere proprio il problema delle seconde linee. Su Strinic si sta comportando molto bene. Poi voglio dire, insomma, certamente il Napoli è il Napoli dei titolarissimi in campionato, su questo non c'è ombra di dubbio. Però non c'è solo il campionato, il Napoli non sta giocando solo il campionato, sta giocando l'Europa League, ha fatto parecchie partite in Europa League, ha fatto la prima partita di Coppa Italia, e se noi andiamo a vedere un po' il minutaggio generale, non è che c'è qualcuno completamente fermo. Io credo che invece ci sia bisogno di avere magari più celerità nei cambi a partita in corso, perché avrei preferito per esempio che Mertens entrasse prima nella partita contro l'Atalanta, però insomma è un mio pensiero, è qualcosa che ho pensato io. Poi insomma Sarri mi ha smentito ovviamente, perché comunque l'ha fatto entrare dopo, ma il Napoli comunque la partita l'ha vinta. Questa è una domanda che tu avevi fatto proprio a Sarri, direttamente in sala stampa, gli avevi chiesto proprio di Strinic e del Kadouri. Sì, perché ha detto benissimo Iavarone, un po' sui cambi, e credo che il turnover che Sarri ha fatto finora benissimo, credo sia in campionato che in Europa, si debba ampliare un po', in campionato soprattutto, con tante partite ravvicinate che ci saranno, anche abbastanza complesse. Ed El Kadouri e Strinic secondo me sono due giocatori che possono tranquillamente giocare anche tra i titolarissimi. Strinic ancora più di El Kadouri, sebbene sia stato finora impiegato di meno, perché io lo reputo veramente un giocatore molto forte, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, e soprattutto in fase difensiva l'ho visto anche migliorato rispetto all'anno scorso, ma dove già secondo me si lascia preferire a Gulam, secondo me, in fase difensiva a Strinic. Quindi in certe partite potrebbe essere... Anche se Gulam è migliorato tantissimo. Gulam è migliorato moltissimo. E di El Kadouri, niente, El Kadouri è un giocatore che mi piace dai tempi in cui c'era Mazzari, anche a Mazzari domandai di El Kadouri. Ed è un giocatore che, come disse, ti ricordi, ci disse Calzona in sala stampa, il vice di... al quale anche a lui ha fatto questa domanda. Dice, è un ragazzo che si sta anche adattando ad uno schema di gioco che non è propriamente quello che gli si addice per le sue caratteristiche, ma lo fa con tanta abnegazione, con tanto impegno, e infatti dice, vedete... Infatti che mi confondevo, tu l'hai fatta proprio a Calzona. A Calzona, sì. Al vice di Sarri, che mi è piaciuto moltissimo, e dimostrò in quella conferenza stampa, al di là della competenza che era nota, ma anche grande personalità e grande proprio trasparenza nel... trasferirci. Fosti molto bravo tu a fare quella domanda che io ti ho rubato e ho trasferito per la proprietà transitiva. Tu sei un fratello, puoi tutto. al grande Toni Iavarone. Anche il tuo pensiero, Leopoldo, sulla... Diceva giustamente Antonello, forse sarebbe il caso adesso di aumentare un po' questi piccoli turnover per cercare anche... in attesa dei movimenti di mercato, di dare un po' di fiato di volta in volta a qualcuno dei protagonisti. Sì, lo farei soprattutto nelle partite che io reputo di seconda o terza fascia. E questo lo sta già facendo però, eh? No, ma, tu parli anche del campionato. No, del campionato, perché adesso le partite di seconda o terza fascia sia in Europa che in Coppa Italia sono finite, no. E quindi... Ma non ti dimenticare che noi in campionato proprio con le seconde fasce abbiamo perso punti.
Ma li abbiamo persi con tutti i titolarissimi. Appunto. A volte possiamo trovare qualche, diciamo, riserva sempre tra virgolette, perché io non ritengo che, come ha detto Antonelli, ritengo che Strinic non sia per niente inferiore ad altri. È un ottimo, io sono un grande estimatore di Strinic, mi piace moltissimo, anche perché c'ha un senso, un forte senso di posizione, difende benissimo, difende molto 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 bene, e c'è anche gamba, insomma, deve partire, cioè, ma c'è anche gamba. Quindi nelle partite Frosinone, ecco, per l'amor di Dio, con tutto l'affetto che si possa avere per la città, per la simpatia per la squadra che per la prima volta è venuta in Serie A. Che poi fa l'altra allenata da Stellone, esatto, che è un ex del Napoli, però io ritengo che lì si possa fare un piccolo turnover facendo riposare gli altri, anche perché poi la settimana dopo abbiamo una partita che è complicata perché viene il Sassuolo a Napoli, va bene? Il turnover lo farei con la Sampdoria, perché non la stimo la Sampdoria, come squadra, insomma, cioè come gioco di squadra. Ha avuto un colpo di fortuna con noi per pareggiare 2-2 a Napoli, ma per il resto non è che stia facendo chissà che. Quindi questo è il turnover che poi ci abbiamo. Noi rischiamo, e mi auguro di rischiarlo, noi abbiamo la Juventus, rischiamo di incontrarla 3 volte in 2 settimane, tra fine gennaio e febbraio. Noi abbiamo un calendario terribile. 7-8 partite. Allora, se non si fa questo turnover con queste partite di seconda, terza fascia, ma quando lo si fa? Beh, sicuramente è una cosa che Sarri starà prendendo in seria considerazione, e saprà lui che cosa fare, perché noi non vogliamo assolutamente sostituirci al grande Maurizio, grande tecnico azzurro. Vi invito soltanto, però naturalmente lo dico mutatis mutandis, prendetela con le dovute differenze, perché quello lì era un calciatore fantastico, questo è un buon giocatore. Guardate soltanto le movenze di Strinic e guardate le movenze che aveva in campo Antonio Gabrini e ditemi se non c'è una certa similitudine, analogia anche nel modo di muoversi, di ancheggiare quando cammina in campo o corre in campo. C'è per me, naturalmente è il mio punto di vista, poi queste cose sono estremamente soggettive, c'è una grande similitudine tra le movenze di Strinic e quello che aveva il grandissimo Antonio Gabrini. Settimo contributo, credo sia il settimo, di Tony Iavarone, così li ultimiamo, sono 9 in tutto, e poi dopo vi lascio sbizzarrire con più velocità. Qual è il merito più grande di Maurizio Sarri? Di essere un allenatore di campo, di essere un allenatore che ha contatto con i calciatori, un allenatore che sa motivarli, che sa scegliere gli elementi più importanti, che sa far fare gruppo, che sa stare insieme con gli altri e che ha un'identità molto forte nei confronti della squadra. Il fatto che Sarri vesta la tuta, per esempio, non è solamente un caso, è anche un modo, diciamo così, per identificarsi con la squadra e per essere più uguali agli altri. E questa è una condizione che gli consente di avere non solo diciamo così, una presenza forte, ma grande autorevolezza all'interno del gruppo. Basta vedere che cosa dichiara Higuain di lui, che cosa dichiarano i giocatori di lui, e come dice Higuain è un allenatore che ti entra nella testa. Ho fatto una giusta riflessione, la tuta è anche un messaggio che Maurizio Sarri lancia ai suoi calciatori. Sarri è un bravissimo allenatore di campo. Ragione Iavarone, lo ha dimostrato in questi mesi, perché ha effettivamente dato, come dicevamo prima, un gioco alla squadra, mantenendo, diciamo, la grande forza offensiva, ma migliorando nettamente, decisamente la fase di non possesso, che era un po' il tallone d'Achille di questa squadra negli anni scorsi. Questo lo si può fare solamente se tu stai in campo veramente in maniera sistematica, in maniera, passami il termine, martellante nei confronti dei giocatori. I quali giocatori, io da quello che vedo e da quello che sento, mi pare di capire che hanno un'adorazione in senso positivo verso questo allenatore. E l'abbraccio di Higuain a Bergamo, al gol, che lui era addirittura era distratto perché nel frattempo stava impartendo delle disposizioni, mi pare, ad Albiol, è stato bellissimo, in quanto naturale. Adesso, insomma, un campione come Higuain
che fa il gol, fa una corsa e prima di tornare al centrocampo va a abbracciare il suo allenatore. Ragazzi, questo vuol dire che qua c'è un legame molto, molto forte, e sono questi legami, sono queste coesioni che poi generano quella famosa chimica, no? Quella chimica di squadra del gruppo che è, come dire, è l'essenza, è la linfa per ottenere poi grandi successi. Vediamo anche l'ottavo contributo e poi faccio intervenire Leopoldo Balsamo. Ti lascio con quest'ultimo argomento, questione stadio, che credo a Napoli stia diventando quanto mai importante. Perché? Dov'è la genesi di questa eccessiva difficoltà a Napoli di arrivare a uno stadio polifunzionale e moderno? Dove sta la difficoltà maggiore? Dalla parte dell'Aurentisiana, dalla parte di De Magistris, dalla parte di una certa lentezza atavica che contraddistingue la nostra terra? Che cos'è? No, noi paghiamo in generale come città lo scotto di avere tempi molto lunghi per quanto riguarda proprio le opere strutturali. Anzi, credo che proprio in questo momento la città soffra di questo, grandi opere strutturali non ce ne sono. Credo che siamo fermi, non so, forse alla metropolitana e al centro direzionale, oppure per certi versi all'ex G7. Da tempo che la città non riceve più diciamo quell'assistenza da parte del governo centrale per quanto riguarda proprio la ripresa di quello che può essere lo sviluppo economico di Napoli. Questo si riflette anche nella storia del Napoli e dello stadio. Qui però ovviamente ci sono stati degli intoppi da ambo le parti, diciamo che non sono state due parti propositive. Se i tempi della città sono lunghi, sia De Magistris che De Laurentiis, secondo me, li hanno anche esasperati, sino ad arrivare al punto che oggi, a fine 2015, non c'è nessuna certezza sullo stadio. C'è solamente la convenzione ponte che consente al Napoli di giocare, ma c'è la gestione ma non c'è la concessione. È chiaro che su questo ha influito e influisce tantissimo la data delle elezioni, che è a maggio, e quindi evidentemente diciamo siamo in una sorta di semestre bianco, di regime diciamo di proroga di quello che sarà quando ci saranno le elezioni, e su questo io credo bisogna fare una riflessione, perché al di là di tutti quelli che sono i problemi della città, e sono tantissimi, quello dello stadio è senz'altro un problema. È un problema perché in quello stadio, così com'è, è proprio difficile esserci, perché è uno stadio veramente che mette a repentaglio anche diciamo il bisogno fisiologico, ecco, usiamo questo termine. Ma soprattutto perché l'occasione dello stadio è un'occasione di sviluppo della città. Avere uno stadio di tipo europeo, avere delle strutture di questo genere, consente lo sviluppo della città. Ecco, se si parla tanto di infrastrutture nel calcio, la parola infrastrutture è uguale allo stadio. Un'infrastruttura di questo tipo, di questa portata, fa crescere senz'altro la città, da sviluppo economico, da tante occasioni, dal lavoro e da tante di quelle situazioni favorevoli della quale la città, ti ripeto, oggi ha bisogno, perché qua infrastrutture non se ne vedono da anni. Potremmo iniziare dallo stadio, almeno speriamo. Allora, Leopoldo, intanto la discussione andava avanti anche a telecamere spente mentre andava lo splendido intervento di Toni Iavarone. Si parlava dello stadio, naturalmente Toni stava analizzando bene per filo e per segno quelle che possono essere le difficoltà di arrivare alla realizzazione di questa importantissima opera infrastrutturale, che potrebbe segnare anche, Leopoldo, una riqualificazione urbana almeno di un'area estesissima della città. Tante occasioni di lavoro in più. Ma allora è vero quando De Laurentiis dice si deve impegnare un po' anche De Magistris? Io avrei fatto lo stadio del mare. Noi abbiamo 350 ettari da 30 anni, insomma, che sono buttati lì e veramente fanno piangere il cuore. La burocrazia purtroppo in Italia e soprattutto a Napoli ci distrugge, non ci fa fare assolutamente niente. In una situazione del genere ci si è messo un po' di tutto, perché probabilmente, sicuramente è la solita burocrazia, poi ci sta il problema del sindaco che insomma dice che il progetto che è stato prodotto dal Napoli non è adeguato, non è efficiente, non è sufficiente, lo stadio da 45.000 non va, la pista di atletica non deve essere rimossa, insomma tutte queste cose qua
che non consentono di avere quella rapidità che occorrerebbe in una situazione del genere per realizzare un'opera così importante, perché io ritengo che sia proprio, guardate, io da quando sono andato a Monaco e sono entrato nell'Allianz Arena con lo stadio riscaldato, la nebbia che non entrava, c'era il nebbione fuori e non entrava nello stadio sta nebbia. Lo sai quanto costa? Mi sono tolto addirittura il giaccone perché faceva caldo all'interno dello stadio, con un freddo da meno 2 gradi all'esterno dello stadio. Ma di cosa stiamo parlando? Lo sai quanto è costato l'Allianz Arena? Io non lo so, ma non pretendo nemmeno l'Allianz Arena. Te lo posso dire? Sì, dimmelo. È costato 350 milioni di euro. Ma voi sapete quanto sono stati spesi? Pensa che lo Juventus, pensa che lo Juventus 400 stadium, miliardi di lire, quindi di pensa che lo Juventus parlando? Stadium, che è oggi l'impianto più moderno e funzionale d'Italia, è costato 115 milioni di euro. L'Allianz Arena è costato più di 3 volte lo Juventus. Per dire che è vero quel che dice Leopoldo, però bisogna parametrarsi anche alle cifre che vengono. Ma per l'amor di Dio, io l'ho detto, non vorrei, forse non ne abbiamo nemmeno bisogno, però lo Stadio San Paolo non lo vogliamo offendere, perché ha vissuto i suoi fasti. Io ho vissuto alla grande, insomma, per bellissimo, le partite, la storia. Per carità, è un tempio. Dal primo momento, probabilmente, quando il Napoli era in Serie B, quindi non, però c'è un po' di tutto. Però Leopoldo, il problema stadio è generale, è nazionale. Sì, questo è vero. Il problema stadio è nazionale. Manca una legge. Però il San Paolo è un po' più in guaiatello. Diciamo, guarda, almeno se parliamo di grandi squadre, Parliamo di grandi squadre. Il problema dei bagni che lamentava Iovarone. Lo stadio di Firenze non è che sia. Però vi dico, Silvio, noi giriamo in tutti gli stati d'Italia. Tolti 2 o 3, lo Juventus Stadium, il Friuli, non so, forse l'Olimpico, San Siro. E poi l'Olimpico, la partita come la vedi? La vedi, insomma, a un chilometro si vede male. Cioè, io voglio dire, il San Paolo non è che sia poi questa cosa così negativa rispetto a tutti quelli, io vedo in altri stati che veramente pure ci sono grandi difficoltà. All'Olimpico poi in particolare non è neanche del comune, è del CONI. Perciò dico, il problema stadi, al di là di quelle che possono essere le criticità legate adesso alla gestione, alla concessione, all'impianto, si rifà, non si fa, lo fa il presidente, lo fa il sindaco, ma è un problema di tipo nazionale. Sì, di tipo nazionale. Antonello, io non ti voglio mettere in difficoltà, perché so fra l'altro che tu hai un bel rapporto anche col sindaco De Magistris, quindi non ti voglio creare difficoltà. Però voglio dire, se è vero quel che dice Tony, ed è verissimo, cioè che lo stadio è anche un momento di riqualificazione e di occupazione, perché si creerebbero immense opportunità lavorative in più, io credo che anche il comune prima, durante e dopo ci sarebbero queste immense. Deve metterci anche il comune qualcosa in un po' allora, più ci di sono, suo. Secondo me, guarda, la questione è, sicuramente i tempi della questione si sono allungati un po', perché una parte il Napoli, una parte il Sindaco, insomma, si incontravano, poi come insomma, sembrava un po' la tela di Penelope, no? Si fa, non si fa, facciamo un pezzo, poi ne disfacciamo. Adesso il Napoli, il progetto l'ha presentato e non è stato ritenuto diciamo consono. Io ti dico la verità, io uno stadio da 45.000 posti a Napoli non lo voglio. 55, dai, no, basta. Io, 55. Ma perché dobbiamo fare a Napoli uno stadio piccolo? Ma no, perché? Ci vuole, io l'ho detto ma perché? Volta. Io 55, ma perché? Io ho detto. Ma perché? Non è più il tempo dello stadio da 100.000 posti, perché come uno stadio, con tutti i rispetti, ma uno stadio, una città di provincia, ma perché? Ci vuole uno stadio da 60.000 Napoli ha sempre fatto 80.000 posti, adesso fare. Quest'anno si diceva che per colpa del bagno, del stadio di Rotto, le persone non andavano allo stadio, non è vero, le persone allo stadio vanno se la squadra va avanti e fa i risultati, certo. A Napoli, che è una tradizione poi vedi calcista. Però Napoli-Verona, ottavo di Coppa Italia, ma sì, ma certo, se vai di gioco, ma abbi pazienza, ma se tu fai una partita di Coppa Italia alle 7 di sera, di un giorno infrasettimato dove la gente sta lavorando, i negozi sono ancora aperti, durante le vacanze, ero in macchina nel traffico, in mezzo a tre partite dove perché i biglietti... tu sei convinto che alle 19 di quel mercoledì sera la gente lavorava e non vedeva la partita in TV? Molti la vedevano, però stavano magari nei negozi, nell'ufficio, quant'altro. Allora, io ero nel traffico. Ragazzi, a Napoli, se la squadra continua a fare quello che sta facendo, lo stadio si riempie sempre, tranne quando ci sono 3-4 partite di fila, perché chiaramente... E poi ci sono anche delle spese, e in una situazione economica
come quella attuale. Beh, ma si potrebbe trovare un pacchetto abbonati. Però, non rilanciare perché devo passare. Però vi dico che se il Napoli continua a fare quello che sta facendo, e lo speriamo tutti, lo stadio sarà sempre pieno, come stiamo vedendo, al di là del sedolino rotto o del bagno poco funzionante. Perfetto, e spero naturalmente che le parole di Antonello possano essere di ottimo presagio per il futuro infrastrutturale della società Calcio Napoli. Allora, io andrei con l'ultimo contributo dell'amico Tony Iavarone, dopodiché mancheranno 7-8 minuti al termine della trasmissione, cominceremo ad avvicinarci anche ai saluti e agli auguri di Natale. Grazie Tony, e nel salutarti ti chiedo un'eccezione, perché so che tu di solito non fai previsioni, ma una previsione su questo campionato del Napoli ce la fai, anche sul cammino in Coppa. Ma previsioni, quel cuore ovviamente mi dice che il Napoli vince lo scudetto, però poi c'è la ragione che mi frena perché manca ancora tanto. Però se noi facciamo, ecco, allora facciamo un'altra cosa, scattiamo la fotografia a oggi. Dopo l'ultimo turno di campionato, il Napoli è la squadra che ha più possibilità di vincere lo scudetto. Perché? Sarò brevissimo. La capolista Inter è stata sconfitta giocando male e finalmente si dice che l'Inter non ha gioco, l'Inter non ha una sua propria politica di gioco e probabilmente non ha neanche una formazione base. Quando l'Inter vinceva per merito di Riffo, di Raffo, di Fortuna, tutto questo veniva coperto. Quindi c'è la capolista che ha dei limiti abbastanza evidenti. La Juventus recupera, sta facendo un recupero eccezionale, ma Carpi ha dimostrato anch'essa un grande limite, quella di aver perso completamente la bussola fisica e mentale negli ultimi minuti, tant'è che quello che abbiamo visto fare ad Allegri forse non gliel'abbiamo mai visto fare, e quello è un segnale d'allarme, che la Juventus ha denunciato una mancanza di tenuta fisica e mentale. La Roma vince, ma insomma è come se non vincesse per la situazione di Roma, e la Fiorentina è velleitaria, è bella ma non balla. Il Napoli in quella partita di Bergamo ha dimostrato che, non avendo la possibilità di fare il proprio gioco, avendo avuto delle difficoltà dell'Atalanta, ha messo in campo due requisiti che per una squadra, una grande squadra, sono importanti. Uno è il possesso palla, perché una grande squadra deve fare possesso palla, e poi quella di avere un giocatore come Higuain che è riuscito a far scattare quella moglia di orgoglio, di carattere e di ferocia sportiva in tutta la squadra, riuscendo a vincere forse la partita più delicata di questa gestione Sarri. Un saluto ai telespettatori di Gazzetta Azzurra, da Tony Iavarone. Buona fortuna a tutti noi, ne abbiamo tanto tanto bisogno. E davvero abbiamo tanto bisogno di buona fortuna. Allora Antonello, mi sembra che quel che ha detto Tony sulle squadre della notte di testa sia un'analisi ineccepibile, però siamo tutti d'accordo. Sì, no? Siamo tutti d'accordo, però io dico due cose, volevo aggiungere. La prima, sull'Inter sono d'accordo sul fatto che non ha un gioco sicuramente, però ha giocatori forti, una squadra solida e non grandi individualità. E non gioca le coppe. E ripeto ancora quello che ho detto prima, il concetto secondo me è, a gennaio la fotografia attuale, che è quella che diceva Iavarone, la condivido in pieno, però con il mercato di gennaio la fotografia può cambiare. Perfetto. Perché io sono sicuro che la Juve compra, l'Inter compra, e il Napoli deve comprare. Sicuramente sì, anche su questo siamo tutti quanti deve comprare, sai perché Silvio? Perché a fine anno non ci devono essere rimpianti. Certo. Stacchetto di diritto sportivo, ultimi 5 minuti di trasmissione e poi dopo ci salutiamo con gli auguri di Natale. Allora, dicevo a Leopoldo di essere sintetico, perché naturalmente abbiamo 4 minuti ancora, poi dobbiamo anche avere il tempo dei nostri saluti. Di cosa ci vuoi parlare questa sera? Io ho preso spunto da quello che è successo prima della partita Napoli-Midtjylland, o Midtjylland, come qualcuno diceva che si pronunciasse, e poi perché c'è stato un appello di un cantante... Diciamolo, di Povia. Di Povia. Che, per quanto riguarda la questione delle bandiere con lo stemma borbonico. Questa è una questione che incide sia sotto l'aspetto del diritto sportivo, ma soprattutto per una questione di giustizia e di legge. Io ritengo che nessuna autorità possa vietare uno spettatore o un tifoso di entrare allo stadio con una bandiera che poi rechi il vessillo dello Stato borbonico.
perché non lo vieta la legge. Ritieni o sei sicuro? No, sono certo proprio, perché non ci sta una norma di cioè non è contrario né a norme imperative né a norme di ordine pubblico né al buon costume, quindi non ci sta nessuna norma che lo vieta. Benissimo. Nessuna. Benissimo. Per cui leggevo che addirittura... Non ti arrabbiare, io te lo chiedo a beneficio fatto, dei telespettatori. No, no, ma io lo dico, questo è un fatto che mi fa risentire. Ti accalora. Insomma, mi accalora, perché leggevo che addirittura sono state sequestrate queste bandiere minacciando di arresto e di DASPO nei confronti di coloro i quali non avessero voluto consegnare queste bandiere all'autorità di polizia. Mi sembra che sia completamente... Anzi, io rivolgo in questo momento un appello al questore di Napoli, perché non vedo quale possa essere l'antigiuridicità di questa condotta del tifoso che vuole entrare allo stadio con un vessillo che ha soltanto risvolti di ordine culturale e storico, di politico assolutamente niente. Non è che stiamo entrando allo stadio con il vessillo dei fasci littori, anzi addirittura io ritengo che sarebbe più opportuno che non facessero più volare l'aquila nello stadio, indipendentemente dai motivi di ordine animalista, perché l'aquila, quella è un'aquila littoria, quella dei laziali. Lazio. Quindi di cosa stiamo parlando? Insomma, non c'è nessuna motivazione. E io la prossima partita di Napoli-Torino avrò il vessillo dello stato borbonico sulle spalle ed entrerò in tribuna con quel vessillo. Ma non a mo' di provocazione, assolutamente, perché ritengo che io non possa essere tacciato di alcunché sotto l'aspetto, perché non ci sono nemmeno le norme, ecco il fatto del diritto sportivo, non ci sono norme del diritto sportivo che ritengono antigiuridico una condotta del genere. Allora, né di diritto sportivo, né di diritto civile, né di diritto penale, né di diritto non penale. C'è nessuna norma che sanziona questo comportamento. Cioè, il Piemonte ha adottato a stemma sabaudo, insomma, lo stemma del Piemonte, ma di cosa stiamo parlando? Allora, solo perché siamo a Napoli e perché purtroppo abbiamo subito l'invasione del nord, insomma, non dobbiamo avere io voglio avere il vessillo borbonico perché mi sento borbonico. Ti posso stringere la mano? Perché sei stato sintetico in questo caso, ma anche perfetto nell'esposizione dei tuoi concetti, che sono per larga parte condivisibili. Io non sono un avvocato, quindi mi rimetto alla clemenza della corte. Alla clemenza della corte, per carità. Allora, siamo ai saluti finali. È stata una bella puntata, davvero interessantissimo l'intervento di Tony Iavarone, splendidi i miei due partner in studio. E allora il mio ringraziamento particolare ad Antonello Giannetti, come sempre, sì, grande amico, fraterno e collega squisito. Grazie. Col quale condividiamo tante anche trasferte, ahimè a volte anche dolorose, sul piano di quello che siamo costretti a sopportare da quelli soprattutto del nord. Grazie a Leopoldo Balsamo. Tanti auguri a tutti i telespettatori. Naturalmente io mi associo agli auguri di Leopoldo Balsamo, da Silvio Elia Ferrara il più cordiale a risentirci. Non ci vedremo naturalmente mercoledì prossimo perché c'è la pausa, ma l'altro mercoledì ci saremo, quindi torneremo subito ai primissimi di gennaio con Gazzetta Azzurra, forti come sempre, pimpanti come sempre, per tenervi compagnia e per parlarvi del nostro Napoli. E come sempre dico io, seguite chi il Napoli lo segue davvero, sul campo, dentro e fuori, perché oggi purtroppo viviamo una realtà un po' strana. In TV, nelle radio, si sente tante volte parlare del Napoli persone che in realtà il Napoli lo seguono in televisione. In televisione lo seguite anche voi, quindi potreste anche non aver bisogno di ascoltare certe digressioni televisive. Questa è una delle trasmissioni che segue il Napoli sul campo e cerca sempre di seguirlo sia dentro che fuori, sia in tribuna stampa e sia in sala stampa nel post gara. E sia in tribuna Posillipo con il nostro amico Leopoldo Balsamo. E allora da Silvio Elia Ferrara, innanzitutto a risentirci alla prossima puntata tra 15 giorni e soprattutto un buon Natale e un serenissimo 2016 a tutti voi e a voi, ai vostri cari. E prego l'amico Fabio di inquadrare come sempre il nostro pallone porta fortuna, perché sempre, comunque e ovunque noi tiferemo per Napoli. Buonanotte a tutti.